Brescia ha già raggiunto quota 3 falli dopo meno di 4 minuti di partita. Sceglieglia, porta a squadra Kenny Gabriel. Solo 6 secondi per l'attacco di Brescia, pick and roll fra Della Valle e Odiase, cambio difensivo con Jaite che rimane contro il numero 8 della Germania. Della Valle che rimane contro Gelei, poi nuovo blocco di Burns che taglia molto bene, manca completamente la rotazione difensiva della Virtus e Burns può arrivare indisturbato al ferro per il layup. Paiola riparte in palleggio, si accoppia subito con lui David Cuono, Bellinelli ricciola, lo perde per un attimo Massimburg ed ecco Bellinelli che si sblocca. Può essere un canestro importantissimo per il morale della Virtus Bologna. Rimane Michi con Della Valle, Della Valle vuole sfidarlo, crossover, penetrazione, poi torna indietro, tiro da 2 punti, step back, segnato con anche il fallo di Jordan Michi. E qui una palla persa, la raccoglie Burns che può andare in transizione, 2 contro 1, la tiene lui Christian Burns, va fino in fondo a inchiodare i punti che valgono il più 4 a Germani, time out per coach Sergio Scariolo. Ci prova Cuono ad accelerare con di fronte Paiola, cerca di arrivare al ferro, tira sulla sirena, sbaglia, ma c'è il tapin di Petruccelli, canestro valido. Brescia chiude la prima metà partita con 10 punti di vantaggio. Jaite con Della Valle, è un mismatch, Della Valle lo attacca, serve Mosse che si spazia verso l'angolo, finta su Wims, poi palleggio, arresto e tiro di David Mosse. Azione in fotocopia di Hackett che per la seconda volta consecutiva porta Della Valle in post-masso. Petruccelli sfida Bellinelli uno contro uno, torna indietro, si alza per la tripla, la segna, subisce anche il contatto falloso di Bellinelli, potenziale gioco da 4 punti per Gian Petruccelli. Buon recupero da parte di Kenny Gabriel, tiro libero per Daniel Hackett, tripla bersaglio, parziale Segafredo. Paiola attacca centralmente, serve il pallone dentro per Michi che lo porta fuori, ancora Bellinelli, finta, poi tripla a bersaglio. Sceglieglia riceve contro Odiase, Sceglieglia in questo momento in campo da numero 5, penetrazione, canestro, più fallo subito. Brescia contro la zona di Bologna che toglie i primi 10-15 secondi dell'azione senza che Brescia riesca a fare quasi mai nulla, poi però si intentano sempre qualcosa e questa volta è Della Valle che buca la difesa. 7 secondi per l'attacco di Brescia, Messinburg ancora isolato con Bellinelli, lo attacca uno contro uno, alza la parabola, l'incredibile diventa realtà, Brescia arrivata a questa Final 8 sull'onda di 6 sconfitte consecutive, vince la prima Coppa Italia della sua storia da numero